prima volta Nissan partecipa alla Formula E di Roma, la gara automobilistica riservata esclusivamente alle auto elettriche. Siamo andati a scoprire il box della casa automobilistica giapponese poco prima che le due auto partecipassero alla gara. Le vetture hanno una potenza di 220 kW con una capacità della batteria di 54 kWh e possono arrivare fino a 280 km di velocità. Telaio e aerodinamica sono uguali per tutti gli 11 team in gara, ciò che cambia sono motore, inverter e software. Ad affrontare il circuito dell'EUR 2,84 km, 21 curve, uno dei circuiti più lunghi del calendario di Formula E, sono i piloti Oliver Rowland e Sebastian Buemi. Nissan è l'unica casa automobilistica ad aver conquistato due pole position in questa quinta stagione di Formula E. A Roma, niente motori rombanti, a vincere è una giornata green.